associazione regionale della pesca con Assunta Scolfini e l'incontro tra l'identità marinara, l'identità di una delle grandi realtà della pesca calabrese, qual è Cariati, e soprattutto quello che è il nostro bambino, la nostra angoscia in questo momento, quello di pensare in maniera più seria, più spedita, più certa al futuro, e perché questo ti può proiettare contestualmente in Europa e può far sì che finalmente si riesce a cogliere il senso di quello che dovrà essere l'avvenire di questo settore, un settore certamente importante dal punto di vista economico, però un settore che sia sempre di più caratterizzato dall'aspetto culturale. I would like to start telling you that I am very happy to be here because really I think that we need yes in the fishing sector because it's very important to put together our history, our identity, but to congregate it with our future. And the meeting with Madame Scorpinetti represents right the meeting between the sea identity and our even our fear of future, because we have to look at the future in a European sense, because fishing is an activity very important from the economic point of view, but also is very important from a cultural point of view. La Calabria ha un settore della pesca molto complesso, ha circa 1000 batteri da pesca, per la stragrande maggioranza piccola pesca costiera, e circa 3000 pescatori diretti e nell'intera filiera 5000 addetti. Complessivamente dal punto di vista economico rappresenta circa 100 milioni di euro complessivamente, guardando sia al settore diretto che all'intera filiera. Tuttavia la storia, la tradizione, e io ci aggiungo anche il futuro della pesca calabrese, sarà la piccola pesca costiera. La piccola pesca costiera perché è l'unica in questo momento che può esprimere il concetto di pesca sostenibile, l'unica che in questo momento può far sì che l'utilizzo di quella parte di mare che va tra la terraferma e il mare vero e proprio, che è la fascia costiera, diventi veramente il catalizzatore di incontro di esperienze diverse per diversificare l'attività di pesca per così come è stata vista fino adesso. Vogliamo utilizzare il passato, la storia, per costruire una pagina nuova, diversa, verso una pesca assolutamente innovativa che riesca a cogliere gli aspetti più importanti dei concetti di innovazione, introducendo soprattutto esperienze nuove, quali per esempio il pescaturismo, l'ittiturismo, la gastronomia legata al mare, e soprattutto riesca a creare coesione nell'ambito delle comunità locali che si occupano di pesca.